Primo discorso dopo il Covid del presidente Trump alla Casa Bianca, di fronte ad una folla di sostenitori. Il suo medico però assicura non è più contagioso. Il corrispondente è Claudio Pagliara. Donald Trump, costretto dal Covid a rinunciare ai comizi, torna in pista. Questa volta però si tiene a debita distanza, parla dal balcone della Casa Bianca. Il suo medico personale sostiene che può tornare alla vita pubblica, anche se non si conosce ancora l'esito dell'ultimo tampone. Ad ascoltarlo alcune centinaia di persone, ai partecipanti che sono stati sottoposti al controllo della temperatura, richiesto di indossare la mascherina. Alcuni però arrivati nel giardino se la tolgono. Il presidente assicura che il virus cinese, come continua a chiamare il nuovo coronavirus, verrà presto sradicato grazie ai progressi della scienza. Nei 18 minuti di intervento l'accento è sul suo cavallo di battaglia, l'ordine pubblico. Se vince la sinistra, sostiene, lancerà una crociata nazionale contro le forze dell'ordine. Il rivale nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden, accusa il presidente di comportamento spericolato. Il raduno nel giardino delle Rose di 2 settimane fa, con gli ospiti senza mascherina, definito dal virologo Anthony Fauci evento super diffusore del virus. La Corea del Nord ha mostrato